Questo è uno strazio che porto nel cuore, che portiamo tutti nel cuore e che resta. Anche perché penso che ci si aspetti da noi un aiuto concreto e io penso nel più profondo che noi dobbiamo, ma anche possiamo dare molto alla città di Genova. E questa è una responsabilità che ci sentiamo profondamente e che ci ha stimolato a cercare di trovare tutte le soluzioni migliori per cercare di alleviare gli effetti, almeno concreti, pratici, perché gli altri purtroppo non sono alleviabili, gli effetti di questa tragedia. Ma mi rendo conto che è stata percepita una distanza di autostrade, non siamo stati capaci di far sentire la nostra vicinanza alla città e questo è un qualcosa di cui mi scuso profondamente. Diversi colleghi ve le hanno chiesto se vi sentite di chiedere delle scuse legate alla responsabilità del crollo. Più di una volta lei ha detto che non si sente di fare queste scuse, non è il momento giusto perché la giustizia dovrà asseverare quali sono le responsabilità, ma se voi eravate i concessionari, quelli che dovevano fare la manutenzione, quale fattore esterno avrebbe dovuto portare la responsabilità a essere di qualcun altro e non la vostra? E quindi perché non fate queste scuse oggi? Guardi, la responsabilità del crollo deve essere accertata. Questo è un ponte che fu costruito negli anni 60, bisognerà vedere come è stato, non da noi, come voi sapete, fu costruito da un altro ente che poi lo trasferì ad autostrade. Però oggi la responsabilità è la vostra. No, ma bisognerà vedere, e questo sarà un altro degli elementi da accertare, come è stato costruito, bisognerà vedere tutta una serie di altri elementi per poter definire le responsabilità.